Scena 1, lo spreco della vita, Chuck 1. Il nostro nuovo lungometraggio, dal titolo Lo spreco della vita, prende spunto proprio dall'aforisma di Oscar Wilde e nasce proprio da questo mare. E qui ci troviamo al Terzo Cavone, a pochi chilometri dal mio paese, che è Pisticci, siamo in Basilicata. Abbiamo iniziato proprio appunto da questo luogo e abbiamo terminato le riprese precisamente a pochi chilometri da qui, che è Marconia. Marconia è una frazione nuova del mio paese. In passato abbiamo dedicato 3 film appunto a Pisticci, come Pisticci e la sua festa, La notte di Santa Pollonia e Ultimo caro nipote. Questa volta ho voluto dare un omaggio a Marconia, dove proprio in questi giorni abbiamo ultimato sia le riprese del lungometraggio che le riprese di un videoclip che appunto due ragazzi di Marconia, King Q e Ricky Best, che sarebbero Rocco Pellegrini e Giuseppe Quinto. E come da sempre ho sempre scelto i giovani da inserire nei miei film, quei giovani tra virgolette di strada che non hanno avuto la fortuna come me di andare a Roma, di frequentare l'Accademia di Cinema e di Teatro, e spesso faccio ritorno proprio in questi luoghi per dare spazio e modo a questi giovani talenti che appunto vivono qui nella mia terra. Il lungometraggio affronta moltissime tematiche, soprattutto attuali, che vanno dalle stragi del sabato sera, dall'eccessivo appunto uso di alcol, e dallo sfruttamento alla prostituzione, alle barriere architettoniche per quanto riguarda i disabili, che purtroppo ancora oggi siamo in alto mare. Il protagonista di questa storia è un ragazzo di 30 anni ormai, di nome Nicolas, è figlio di genitori separati. E la mamma di Nicolas, interpretata da Donatella Fioroni, è figlia di un grosso imprenditore che appunto vive nella zona dei Parioli a Roma. E appunto il padre, in questo film abbiamo questo grande personaggio che appunto è Marco Falaguasta, grande attore, regista e commediografo, che ha preso parte appunto a questo lungometraggio, che veste i panni appunto del papà di Nicolas. E Nicolas è un ragazzo con molte problematiche, perché si rifugia nell'alcol e vivendo, non accettando la sua situazione familiare, perché i suoi genitori si separano quando lui aveva 10 anni e non ha mai accettato questa separazione, perché la madre ovviamente non ha mai perdonato la scappatella che a suo tempo fece suo padre. Il papà ha cercato in tutti i modi di poter ricucire quel rapporto, ma nulla di fatto. E quindi la mamma, quasi per voler punire a tutti i costi il suo marito, tradisce più volte, cambiando svariati partner, e quindi Nicolas, essendo poi il figlio maggiore, non accetta, vive comunque questa situazione, vedendo appunto la madre che spesso cambia partner, quindi non accetterà mai questa situazione. E cosa fa? Si rifugia dietro l'alcol. Ovviamente è un film con aspetti molto, molto drammatici, però che allo stesso tempo fanno riflettere, perché molte volte è vero, viviamo in una società dove finalmente poi è arrivato il divorzio, e quando due persone non vanno d'accordo, che ben venga che si separino, però molte volte si sottovaluta l'aspetto dei figli, perché poi quelli che ci vanno di mezzo
sono appunto i figli, soprattutto quando poi dopo una separazione non vive un sano equilibrio, come appunto nella storia di Nicolas e i suoi genitori. E speriamo che il film uscirà nelle sale cinematografiche per il periodo di Natale. E comunque siamo quasi alla fine, perché ci arrivano molte email, molti messaggi, tanta gente che aspetta anche questo, soprattutto questo nostro nuovo lavoro, che come sempre noi ci mettiamo pur avendo pochi mezzi, perché siamo una produzione indipendente, la Dilprev Cinefilm Production, e ovviamente ci autoproduciamo. È un film che farà riflettere su molte tematiche, come appunto all'inizio vi avevo accennato, e ovviamente sempre con il regista Emanuele Di Leo, che per il quarto anno mi ha seguito e è ritornato di nuovo anche quest'anno nella mia terra. Io ho un debole verso la mia terra, nonostante spesse volte faccio molta fatica a trovare il giusto sostegno proprio da parte delle istituzioni locali. E come si dice, non si è mai profeti in terra propria, quindi è successo che abbiamo ricevuto qualche mese fa, proprio per il film di Caro Nipote, un'onorificenza nella prestigiosa sala della Produttiva in Campidoglio, a Roma appunto. Ovviamente le scene sono state girate gran parte a Roma e nel quartiere di Torpignattara, nel quartiere Coppodè, quartiere Parioli, quartiere di Colleoppio, nei pressi del Colosseo, e nel quartiere Testaccio. Abbiamo girato alcuni interni proprio nel teatro Testaccio, grazie al grande Marco Falaguasta. E infine volevo fare dei ringraziamenti, volevo ringraziare Ro e Pao, che sarebbero Paola Martinelli e Roberto Antimi, sono dei truccatori bravissimi che appunto hanno dato il loro sostegno in questo lungometraggio. E voglio ringraziare il fotografo di scena Antonio Pola e tutti coloro che mi devono scusare se non ricordo in questo momento i nomi, però ringrazio tutti coloro che comunque hanno collaborato anche dietro le quinte. Grazie.